ragazzi, io sono Lilla e questo è un mega spacchettamento di pacchi. Ho ricevuto infatti un regalo strepitoso, super creativo e quindi mi sono dovuta fermare e ho detto no. Questo lo apro insieme ai glitterini che sicuramente apprezzeranno e capiranno la gioia e a tutti i ragazzi del canale. Quindi siete pronti a spacchettare questa cosa gigante? Beh, insomma, io un pochino l'ho spacchettata. Beh, se no come facevo a capire che era una cosa fantastica? Partiamo da... ma sì, quello più piccolo. Dal pacco più piccolo. Si tratta dei pompon. Wow! C'è tutto sui pompon. Wow! Sui pompon wow. Io non l'avevo mai visto. E quando ho aperto il pacco sono rimasta veramente... guardate che bello, praticamente questo è un gioco creativo in cui si creano i pompon e si dà veramente spazio totale alla fantasia. Sì, capelli ribelli. Adesso vado sul tavolo così lo apriamo insieme. Guardiamo da vicino questo pacchetto di pompon wow. All'interno ci sono 50 pompon e poi tutte queste stecchette per creare festoni per le feste, le lettere, eccetera, eccetera. Mi piace tantissimo, noi guardiamo sempre il packaging e ci piace perché è tutto così rosa e azzurro e lilla e quindi è assolutamente perfetto. Ah, ecco qua c'è scritto che cosa contiene, 60 adesivi, 50 pompon, quindi un po' più di adesivi rispetto ai pompon mi sembra una cosa saggia, in 5 colori. E poi snap and corset, giochi preziosi, che carino. E poi qua c'è l'esempio, apriamo. Le card, cosa c'è all'interno? Eccoli questi famosi pompon, ecco i dot, i puntini appiccicosi, guardate che belli questi colori. E qua ci sono le spiegazioni. Molto bene. Oh mio Dio, vedo anche un filo rosa. Strappa Lilla, strappa. Wow, che belli questi. Poi c'è questo filo rosa per fare proprio il festone, perché praticamente questa scatola per fare i party, quindi sarebbe bello anche ad esempio avere questa scatola, non decorare la casa per i propri party, ma farlo durante, quando ci sono le vostre amiche e i vostri amici. Mettete al lavoro. Cupcake. Love. Gattonzolo, leonzolo. Beh, io direi proviamoli. Le stecche sono di diverse misure in modo da poter fare diverse cose. Io voglio scrivere love e poi attaccare questi. Partiamo col progetto. Unendo le asticelle attraverso queste clip si possono formare tutte le parole che volete, le parole del vostro nome, parole romantiche come love. Adesso però proviamo ad usare i pompon. Scegliamo i nostri pompon e poi all'interno della scatola trovo anche questo scotch. Come potete vedere ci sono tanti puntini di colla e vediamo se funziona. Prendiamo questo. Bisogna attaccarlo, c'è un segno di, c'è un puntino nero, sopra il suo piccolo bollino di... Oh, si è staccato. E adesso andiamo a posizionarlo qua. Piccola pressione e poi c'è scritto che togliendo questo bossolo di... Wow! Ecco perché si chiamano wow! Non puoi fare altro che dire wow! Continuiamo!
qui il mio risultato, voi non potete capire. A parte che è stata una droga, perché a un certo punto appiccicare i pomponi diventa veramente drogoso, ma è troppo 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 bello, cioè mi piace un sacco. Ditemi se anche voi non siete soddisfatti. Ho ancora i bozzoli del mio lavoro in mano. Pacco Doni non è finito qui, continuiamo a spacchettare e facciamolo insieme. Prendo quello ancora più piccolo. Oh mamma mia, è fantastico! Andiamo ad aprire! Wow! Apriamo adesso questa, che già dal pompon qui mi fa capire che le cose sono un po' diverse. Vedete, se è melangiato è bicolore, mentre qui era un colore solo. Guardiamo di nuovo la scatola, ci sono un sacco di idee, il calendario, decorare la matita, questo lo facciamo assolutamente. Ah no, anche la pinzatrice, i vasi. Qui c'è la solita spiegazione e questa volta ci sono 120 pompon all'interno. Wow, tappeti di pompon, zaino, scarpe, cornici. Apriamo. Un bel cartone con niente dentro. Oh no. Ah, ecco. C'è anche il giallo, il nero, il bianco che è super utile, quello melangiato. All'interno di questa confezione questa volta le cose cambiano. Cambiano non solo i colori ma anche le dimensioni. Vedete, questa ha una dimensione differente. E poi ci sono questi pompon fantastici con i fili di lurex, quindi saranno super scintillanti, super shine. E poi, come abbiamo visto davanti alla confezione, trovo anche quelli bicolore. Beh, direi di provarli subito. Apro finalmente il set di matite sfigate, trovate in quale spacchettamento, scrivetemelo se ve lo ricordate, era uno spacchettamento del disagio. Prendo il mio scotch, lo chiamerò così, prendo questo giallo, che bello, faccio uno, due e poi semplicemente tre. Ed ecco qua, e ne ho fatta una anche scintillante. Wow. Sulla confezione c'è scritto che si possono anche decorare le cornici e voglio assolutamente farlo. Questa è una mia cornice, avevo fatto del fimo a forma di gommine di caramelle, liquirizie, marshmallow, eccetera eccetera. Il mio progetto è decorarla. Quello piccolino, e secondo me ho ridato vita ad una cornice che da un po' non usavo più. Ta-da! Che carini quelli piccoli, veramente sorprendente, ha cambiato totalmente faccia. Siccome all'interno di questa scatola ci sono tantissimi colori con lo scotch, io direi che è un po' la ricarica della scatola del party, eccetera. La chiamerei proprio ricarica, quando uno finisce i pompon si prende questo ed è a posto. Ultimo pacco, mi sono lasciata quello gigante, non so se anche voi lo fate, quando non so dovete mangiare nel piatto, io mi lascio l'ultima cosa più buona all'ultimo, mi lascio il pacco che mi sembra più cicciottello all'ultimo, cioè guardate, è più grosso di me. E apriamo finalmente il pezzo grosso, lo chiamo pezzo grosso perché è grosso, quindi guardate, è veramente una scatola gigante e dentro c'è una valigetta pompon station, cioè praticamente, ecco, decoration station, una valigetta dove si possono fare un sacco di cose. Vi leggo un pochino nel dettaglio che cosa c'è scritto. Ci sono 75 pompon in 4 colori diversi, poi ci sono i soliti bollini adesivi, 8 vassoietti,
dove ci sono tutti i colori da usare per decorare maggiormente i pompon che ci sono dentro. Poi c'è un pennello, un tampone, una penna glitter, i pennarelli per colorare e poi c'è una pipetta, guardate qua, sembra un laboratorio da chimico pazzo. Ah, eccolo lo scotch. E si possono goccia a goccia colorare con l'intensità che vogliamo noi i nostri pompon. Quindi praticamente qui c'è una valigetta che si apre e diventa una stazione di decorazione. Per noi creativi una figata, insomma. La cosa che mi fa impazzire è l'idea di poter avere questo set che diventa una valigetta, quindi ce lo possiamo portare tranquillamente in giro. Apriamo perché sono ormai troppo curiosa. Istruzioni che adesso mi leggerò. Guardate quanti colori fantastici, pennarelli, le vaschette per mettere dentro i pompon, i colori, i pompon che come vedete per la maggior parte sono bianchi perché siamo noi che dobbiamo andarli a decorare. E poi adesso apro questa station. Che bello, è anche brandizzato, è un bellissimo azzurro con questi cuoricini, con questi fiorellini rosa. Vediamo un po' come si apre. Wow. Ah, questo così. Wow. Il set del piccolo chimico, guardate quei colori. Come le fashion blogger. Questa è tutta la station nella sua interezza, adesso vado a montare velocemente i pezzi. Ho montato tutto molto semplicemente e ho scoperto anche nuove funzioni. Andiamo a vedere da vicino e concludiamo l'ultimo progetto. Mi è venuta un'altra idea super pucciosa. Ad esempio, prendo un po' di acqua, la mia pipetta, tiro su e metto l'acqua qua dentro. Troppo. Poi rimetto la mia pipetta qua. Col pennello che c'è in dotazione vado a prelevare il colore che voglio, ad esempio questo fucsia. Vedete, l'acqua diventa immediatamente colorata. Prendo un pompon, lo incastro qua. Voilà. Poi con la mia pipetta vado a recuperare la mia acquetta, tutto etto, e poi vado a spingere e a decorare piano piano il mio pompon. Fatelo piano perché l'acqua schizza! Bene, ci devo prendere solo la mano. A questo punto questo qua posso metterlo ad asciugare, ad esempio, ma non ho finito, ad esempio posso anche decorare con la penna glitter il pompon, così mentre asciuga si asciuga anche la colla. Siccome qui ci sono dei lavori con l'acqua, dentro c'è anche nel pacchetto una garzetta per pulire in caso di disastri e appoggio qua. Passiamo adesso ad usare questo che mi sembra molto affascinante e prendo uno di questi, cioè queste vaschette, e lo riempio con del bianco perché è quello che ci può far vedere meglio cosa succede. Aspettate che ne prendo un altro. Tac e tac. Poi giriamo, infiliamo e molto semplicemente vado a pigiare i miei tamponcini con i miei bossoli di pompon. Tac! Vediamo se è uscito qualcosa. Sì, si colorano finalmente un pompon verde. Ed eccoci arrivate al progetto finale, quello che vi avevo promesso. Infatti ora che ho tutti i pompom così colorati, decorati, personalizzati, totalmente miei, voglio usare queste basi per spille per creare una spilla un po' arcobalenosa. Per farlo userò questi tre che ho composto io attraverso i colori spugnati e poi questo che abbiamo visto, ho usato la pipetta e poi i glitter. Spostiamoci nella zona
dello scotch e prendiamo la mia base. Inizio con questo colore giallo e come sempre non mi resta che appoggiare sullo scotch, tirare e poi andare ad appiccicare. Sono molto molto fluo. In mezzo voglio mettere questo, sono curiosissima di vedere come può venire. Ok. Ce ne stanno giusti giusti tre. E ora piano piano lo apro, vi ricordo che questo è quello con i glitter. Meraviglioso, super glitteroso. E poi voglio mettere questo verde. Premo e poi libero. Ecco qui la mia super spilla, non vedo l'ora di provarla. Io spero che questo video, che probabilmente era un po' lungo, vi sia piaciuto, perché c'erano così tante cose allegre da guardare che era impossibile che saltassi qualcosa. Spero anche che i progetti vi siano piaciuti e se avete altre cose in mente, mi raccomando, scrivetemi così potrò usare con voi la mia station. Pom pom wow! Un bacione a tutti e come sempre io vi stritolo di affetto. Ciao!